Sono le immagini dell'ennesima giornata di passione per le famiglie colpite dal maltempo nella Marca. Qui a Cimadolmo, come nel resto della pianura, il problema è la falda salita oltre il piano campagna, che preme soprattutto nei parcheggi sotterranei e nei piani interrati. Il fenomeno dei fontanazzi per la prima volta si manifesta passando le fondazioni e i pavimenti di cemento, eventi che non potranno essere ignorati nella progettazione dei nuovi edifici in tutte queste zone. In pedemontana invece è l'acqua di dilavamento che riemerge dove un tempo esistevano fonti e piccoli torrenti. Anche in questo caso costruire senza tenere conto del territorio ha comportato danni e disagi difficili da dimenticare. Eppure c'è chi dagli errori passati ha messo in atto degli interventi che oggi si sono rivelati strategici, come a Santa Lucia di Piave. Infatti la regione ha chiesto se avevamo avuto danni e io ho detto no, perché noi abbiamo fatto i lavori e grazie a Dio sono dimostrati positivi. Nonostante le intense piogge, i risultati del lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso con la riapertura dei fossi, la realizzazione di alcune vasche di riempimento ha dato i suoi frutti. Le zone critiche che erano in due o tre posti a Sarano e nella bassa verso il Piave, in cui le strade venivano occupate dalle acque, non si sono più ripetute. Sono veramente soddisfatto di questi 50.000 euro che abbiamo investito l'anno scorso, perché il risultato si è visto. Sindaco che ha cercato di rientrare con la regione degli investimenti fatti. Però ho chiesto, ma visto che abbiamo speso soldi l'anno scorso, qualcosina ci date? E no, ci hanno detto, voi non avete avuto danni. Beh, insomma, bisognerebbe anche investire per fare la prevenzione.